Le emozioni, le immagini di Italia-Francia, il match che domenica scorsa ha gremito gli spalti del Pala Giovanni Paolo II di Pescara, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024 di pallamano, non poteva che esserci questo appuntamento nella copertina della nuova puntata della Casa della Pallamano, seconda puntata stagionale. Il focus inizia ad essere puntato non solamente però sulla maglia azzurra, anche sulla pallamano regionale. Lo faremo nel corso della seconda parte, ovviamente però questa prima metà di trasmissione dedicata ampiamente a quanto è accaduto per la nazionale azzurra di Riccardo Trillini, che è uscita sconfitta sia contro la Polonia sia contro la Francia nelle due sfide d'esordio nel gruppo 8 di qualificazione agli europei del 2024. Nulla è perduto però, Italia che a marzo affronterà la Lettonia, due partite da vincere assolutamente per poi giocarsi tutte le sue chance di qualificazione, invece a marzo affrontando i polacchi in casa. Chiedo conforto in queste valutazioni all'amico della Casa della Pallamano, opinionista su Sky Sport e naturalmente grande esperto di pallamano, oltre che anche ex giocatore della nazionale, Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao a tutti, bentrovati. L'abbiamo raccontata insieme su Sky Sport questa sfida, Gigi, questa sfida tra Italia e Francia è stata un'ottima prestazione della nazionale, dall'altra parte c'erano i campioni olimpici, quindi il risultato finale di 40-29 in favore della Francia comunque è stato la fotografia della distanza delle due squadre che conoscevamo bene anche alla vigilia della partita. Al tempo stesso però è stata una festa di pallamano, l'abbiamo visto anche nella copertina. Sì Matteo, è stato un onore poter commentare con te una partita che comunque è stata, al di là di tutto, una bella partita, una piacevole partita dove la nazionale italiana ha espresso per larghi tratti dell'ottima pallamano. Abbiamo ben figurato contro una delle squadre, se non la più forte, comunque tra le più forti al mondo, e alla quale abbiamo rifilato anche 29 gol, non è poco. Questo è la testimonianza di come il fondamentale dell'attacco sia andato molto bene. È una squadra nazionale, che una nazionale italiana che l'ha affrontata a testa alta, a viso aperto, senza timori reverenziali, come più volte abbiamo ricordato anche durante la nostra telecronaca, ed una squadra che ha è una partita dalla quale poter prendere belle cose che ci fa ben sperare in funzione del cammino futuro. Un'Italia giovane, un'Italia che ha messo in evidenza le qualità anche di ragazzi abruzzesi, sono tutti scesi in campo, sia Stefano Arcieri sia Andrea Colleluori tra i pali, autore di ottime parate, sia il gioiellino teramano Tommaso De Angelis, di cui parleremo poi diffusamente, l'abbiamo anche ascoltato. Facciamo però il punto nel servizio, vediamo com'è andata, il racconto della partita. Nessun punto, ma segnale incoraggiante in vista delle sfide, quelle sì decisive, della primavera prossima. L'Italia perde 40-29 a Pescara contro i campioni olimpici della Francia nella seconda sfida ravvicinata del gruppo 8 di qualificazione a Euro 2024. Gli azzurri erano stati superati lo scorso 13 ottobre a Katowice anche dalla Polonia 30-23, il risultato conclusivo in un girone che dopo i primi due incontri ha confermato i pronostici e la forza di francesi e polacchi, senza dubbio le favorite per il passaggio del turno. Niente compromesso comunque in ottica qualificazione, e anzi la nazionale riporrà tutte le sue speranze nella doppia sfida di marzo contro la Lettonia, anche lei rimasta a secco dopo i primi 120 minuti previsti dal calendario. In quell'occasione contro i lettoni sarà fondamentale blindare il terzo posto per poi giocarsi tutto nel confronto interno ad aprile contro la Polonia. La formula infatti assicura la qualificazione anche alle quattro migliori terze tra tutti i gironi in una speciale classifica composta tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda dei singoli raggruppamenti. Contro la Francia, oro olimpico a Tokyo e sei volte campione del mondo, a Pescara l'atmosfera è quella delle grandi occasioni. Azzurri subito spigliati, senza timori reverenziali e bravi a partire bene con l'iniziale vantaggio 6-3 che scalda l'ambiente. Sfida in equilibrio fino al ventesimo con la parità raggiunta dagli ospiti sul 10-10. Poi Francia in fuga, parziale di 6-0 e 19-13 di fine tempo viatico per controllare la seconda mezz'ora. Migliore tra gli azzurri il capitano Andrea Parisini, top scorer della partita con 7 reti. Esordio casalingo da ricordare per il 17enne Tommaso De Angelis. L'ala proveniente dall'organico del Campus Italia segna due gol e si regala un pomeriggio indimenticabile.
Pierluigi, nel corso del servizio parlavamo innanzitutto di Andrea Parisini, il capitano della nazionale, 7 su 7 al tiro, aveva segnato 8 gol pochi giorni prima in Polonia, è il capitano di questa nazionale, è il capitano di una squadra francese che gioca nel massimo campionato francese, che per quanti stanno con noi pian piano approcciando lo sport della pallamano insieme alla Bundesliga è tra i migliori campionati del mondo in assoluto, è sempre più leader di questa squadra, su questo non c'è dubbio. Indiscusso, è assolutamente un leader indiscusso, è un ragazzo comunque a modo, è un ragazzo mai sopra le righe, non per niente è un ragazzo al quale si dà molto volentieri la fascia da capitano, è un leader silente, è una persona molto carismatica, ottima la sua prova, infatti MVP, sia in attacco che in difesa, è un giocatore che quando è stato sostituito non a caso abbiamo fatto un po' più fatica noi a mantenere la Francia che poi è scappata via. È un ragazzo a tratti più che utile e indispensabile perché è un punto di riferimento, è un punto di riferimento per la manovra offensiva, cercato tantissimo soprattutto da Pablo Marrocchi, i due si conoscono e si cercano continuamente, attenzionati speciali dalle squadre avversarie, ma che comunque riescono sempre a trovare la strada per conclusioni positive. Non dimentichiamo che comunque oltre a Parisini, ottima è stata la prova a mio avviso di Jack Savini, ottima è stata anche la prova di Marco Mengon, comunque hai ricordato bene tu anche, e poi avrai modo di introdurlo a dovere, quello che è stato il nostro piccolo fenomeno di casa sotto ogni punto di vista, il fiore all'occhiello della mia città, della nostra regione, del campus, perché no? È una di quelle belle favole, no? A lieto fine, che comunque fanno saltare sulla sedia tutti i partecipanti, perché parliamo di Tommaso De Angelis, è uno di quei ragazzi ai quali non puoi non voler bene, con la faccia d'angelo, a quell'età è già così maturo, un giocatore fatto, che è un piacere vederlo giocare e dire la sua in mezzo a tanti campioni. Ti dovrò chiedere di ridire queste cose poi più avanti quando ascolteremo la sua intervista, sono pronto, okay. Sono sicuro che avrai altre parole di elogio pronte per Tommaso De Angelis, che ci ha davvero fatto emozionare nel post partita. Però intanto abbiamo ascoltato il capitano Andrea Parisini, sentiamo le sue parole. Che sensazione ti lasciano a livello di progressi di gioco queste due partite con la Polonia, soprattutto per i primi 35 minuti, e anche contro la Francia, dove al di là del punteggio si sono visti sprazzi di bella palla a mano? Penso che sicuramente, se pensiamo che non abbiamo avuto praticamente allenamenti per prepararci a questa nuova difesa che abbiamo fatto da 5-1, sono molto positivo, perché abbiamo messo in difficoltà una squadra come la Polonia, stiamo parlando di una delle prime 12 al mondo, e ovvio. Poi stiamo parlando anche di giocatori che giocano la Champions, così, quindi non è che per 60 minuti riesce a sorprenderli. Però abbiamo tenuto, e anche in Polonia penso che 6 contro 6 non sono riusciti a farci gol così facilmente. Anche lì palle perse, qualche tiro forzato in uno in meno, loro hanno fatto 3-4 gol in porta vuota più qualche contropiede, e lì è a differenza di 7 gol. Penso che sia con la Francia che con la Polonia, se vogliamo, abbiamo limitato i danni, perché la differenza reti non è così importante. E negli altri gironi penso che non ci sono state sorprese per ora, quindi per le prime quarto migliori terze è ancora tutto aperto, e come ho detto adesso sicuramente queste due partite ci hanno insegnato molto, ci hanno insegnato che questi giocatori, questi 16-18 con quelli che non hanno giocato, sono giocatori che hanno gli attributi, che non lasciano mai, e questo secondo me ci aiuterà molto per il futuro. Il capitano Andrea Parisini ha ricordato anche nel corso delle sue parole il meccanismo di qualificazione: passano le prime due degli 8 gironi di qualificazione a Euro 2024, che lo ricordo si giocheranno in Germania. Per queste prime due posizioni nel gruppo 8, quello dell'Italia, sono favoritissime ovviamente la Francia e la Polonia, ma passano anche le 4 migliori terze, e in questa lotta l'Italia vorrebbe tanto rientrare ed avrà sicuramente le chance per riuscirci. Per questo però dovrà fare il risultato soprattutto contro la Lettonia a marzo, e
poi cercare anche di fare il risultato contro una delle due squadre che la precederanno in classifica, quindi una tra la Francia e più presumibilmente la Polonia, sfida casalinga in programma ad aprile. Gigi, è stato sicuramente un pomeriggio di festa per la pallamano, arrivavano i campioni olimpici, la squadra sei volte campione del mondo, arrivava credo il giocatore che ha fatto più di tutti la storia di questo sport, Nikola Karabatic, che ormai ha 39 anni ma è stato accolto comunque con un boato, e il pubblico della pallamano italiana, ti chiedo come ha risposto secondo te. Ti dico la mia: andavamo in una città, Pescara, che non ha una tradizione di altissimo livello per la pallamano, è una tradizione che possiamo riconoscere senza dubbio a Teramo, a Chieti si è giocato a pallamano ad alto livello, un po' meno a Pescara, eppure il pubblico della pallamano regionale e del centro Italia in generale ha risposto davvero, secondo me, in modo esemplare. Sì, ha riempito un palazzetto. È chiaro che è sempre una scommessa, no? Far giocare queste partite in una città dove oggettivamente non c'è un'enorme tradizione pallamanistica, ma è stata una scommessa vinta, è ancora più piacevole vincerle queste scommesse. Sicuramente una partita ed una nazionale, soprattutto quella transalpina, che ha richiamato e attira a sé tantissimi appassionati provenienti dalle regioni limitrofe e oltre, perché è un piacere nel momento in cui nei confini nazionali entra in campo sul 40x20 dovunque esso sia, sicuramente chi può la va a vedere. Parliamo della nazionale francese, quindi lodi all'organizzazione, a Pescara e al pubblico che ha risposto, perché è un palazzetto gremito, non ha, è stata una cornice perfetta per una piacevole partita, una bella figura dell'Italia. Ricordiamo anche che all'interno delle file dei giocatori mi è piaciuto anche per esempio Buzzamini volitivo, del quale abbiamo un tremendo bisogno, dei suoi gol dai 9 metri, dalla lunga distanza, gol che ci permettono di aprire le maglie della difesa avversaria. Probabilmente in quest'ottica, e sono sicuro che nelle partite successive avremo un maggior apporto di un certo Domenico Ebner, che ci ha abituati a strepitose prestazioni in porta, che a mio avviso è un po' mancato rispetto ai suoi livelli standard. Chiaro che di fronte aveva dei giocatori non soliti, cioè dei campioni clamorosi che l'hanno sicuramente messo in difficoltà, però lui se l'è sempre cavata egregiamente, e sono convinto che quando i punti inizieranno a contare veramente lui saprà riprendersi il palcoscenico che merita, perché chiaramente è un ragazzo in grado di cambiare gli equilibri della partita da un momento all'altro, chiudendo, blindando la porta. Abbiamo parlato di bel gioco, adesso però servono i punti, quelli che serviranno a marzo assolutamente contro la Lettonia, perché poi senza quelli non si va agli europei, e purtroppo se non si va agli europei è chiaro che, ecco, col bel gioco ce ne facciamo poco. Allora, sono d'accordo con te, però il bel gioco lascia ben sperare, cioè è chiaro, noi adesso abbiamo perso fuori casa, quindi in Polonia, e in casa con i mostri francesi, quindi sono di fatto due risultati che primo non ci tarpano le ali, e poi in partenza assolutamente prevedibili, ma cosa è successo? Cosa ci portiamo nello zaino? Cosa ci portiamo negli occhi? Per quanto riguarda la partita in Polonia, una nazionale che finché ha giocato ad armi pari mi riferisco in parità numerica per 35-40 minuti, ha giocato esattamente alla pari, punto a punto, in casa della Polonia, in un palazzetto con 8.000-7.000 persone, senza nessun tipo di tremori alle gambe, ma tutt'altro, una ottima palla a mano. Poi sono stati fatali i primi due minuti, se non sbaglio quelli di Buzzamini, che hanno un po' sfaldato quella che era la prestazione perfetta fino a quel momento, quindi siamo andati in inferiorità numerica, extra player, un po' di fretta, due palle perse, gol gratuiti, insomma è lì ci siamo un po' disuniti, e la Polonia è riuscita a scavare quel solco che poi l'ha accompagnata fino alla fine, ma ripeto, comunque un'ottima prova di una nazionale che secondo me con la Polonia in casa deve e può dire la sua. D'altro canto, contro la Francia, ripetiamo, una nazionale che senza timori reverenziali,
che con a testa alta ha affrontato e ha espresso il suo gioco, ha riproposto un'ottima 5-1, non ha mai rifiutato il gioco veloce, quando ha potuto ha spinto e ci ha regalato insomma delle belle azioni. Abbiamo fatto anche gol sul gioco al volo, quindi questo è la testimonianza che iniziamo a in maniera consolidata a padroneggiare un gioco, una qualità di gioco molto solida, quindi anche gli automatismi iniziano a vedersi. Non siamo più una squadra in eterno collaudo, ma cominciamo ad avere una bella identità. Hai parlato di gol al volo, e allora torniamo con la musica e con le immagini alle emozioni e alle giocate più belle di Italia-Francia. Vediamo. Con un incrocio per far muovere Bolzanini, la palla per Marco Mengone, la volante dell'Italia lo raccoglie in cielo al terzo piano. Attacca, palla nell'angolo per De Angelis, la volante dell'Italia, e segna Marco Mengone su un grande assist di Tommaso De Angelis. Ora Pablo Marrocchi va in elevazione, la palla per De Angelis che la raccoglie Tommaso De Angelis. De Angelis! E questa è la nota lì della serata. De Angelis fino in fondo, De Angelis, De Angelis, secondo gol di Tommaso De Angelis. Marrocchi, Italia sempre in situazione di extra player, blocco irregolare però fischiato da Doppedisano. E la porta in questo momento è vuota, ci arriva Superman, Jack Savini, che si lancia. Medaglia d'oro alle Olimpiadi. Nota lieta della serata, così l'hai definito Tommaso De Angelis. Gigi, prima di ridarti la parola, ascoltiamo proprio le parole del gioiellino del Campus Italia, il talento emergente della pallamano italiana di origini abruzzesi che ha fatto letteralmente impazzire con due gol a 17 anni compiuti da poche settimane, rifilati anzi ai campioni olimpici della Francia. Vediamo. Sono state davvero emozioni fantastiche. Non sapevo come comportarmi perché era veramente tutto bellissimo e emozionante. La prima partita in Polonia, sono entrato in campo, ho giocato anche un buon minutaggio, però non è capitata l'occasione di tirare e di far gol, però è capitata qualche giorno dopo con la Francia ed è stato davvero fantastico. Ero troppo emozionato e la prima cosa che ho fatto è stata sorridere perché... non sapevo interpretarla in un altro modo, questa grande emozione. Tra l'altro nella tua regione, quindi davanti a mamma, papà, gli amici, insomma, l'atmosfera ideale, no? Sì, era l'atmosfera ideale, detto bene, famiglia, amici, tutto il pubblico che conosco da quando ho iniziato a giocare a pallamano, quindi è stata davvero un'emozione irripetibile, bellissimo tutto quanto. Adesso ti rituffi nel campionato insieme ai tuoi compagni di squadra del Campus Italia, trasferta anche questa affascinante, non è la Francia ma è sempre Sassari, è sempre una grande squadra. Sì, ora testa il campionato con il Campus, e anche se non siamo in grandissima forma a causa di qualche mancanza di giocatori importanti, ad esempio Christian e anche lo stesso Rossi, Ivano, però dai, andiamo a Sassari con la consapevolezza di una partita durissima e tostissima fuori casa, però ce la metteremo tutta e vediamo come andrà, dai. Gigi, un po' perché lo conosciamo, tu lo conosci bene, avete anche giocato insieme, lui era piccolo nel Teramo, un po' perché poi sono storie di sport sempre molto belle, molto emozionanti, però obiettivamente in telecronaca avevamo i brividi quando ha segnato due gol Tommaso De Angelis. Matteo, io posso dire di averlo visto veramente nascere, perché io giocavo con il papà, quindi frequentavo la famiglia De Angelis già dalla metà degli anni 90, e quindi io Tommaso l'ho visto veramente nascere. Quindi vedere questo bambino che cresce sempre con la sua timidezza, con la sua riservatezza, e passa dal pulire il parquet con lo scopettone a bordo campo a segnare in casa davanti al pubblico, a un palazzetto pieno,
due gol così, due gol e mezzo come li ho definiti, perché due gol li ha fatti e metà in comproprietà con Marco Mengon, se non sbaglio, con una volante confezionata ad arte. Quindi vedere questo volo pindarico è assolutamente un piacere immenso, sono orgoglioso di lui e contentissimo per lui. E poi come si può vedere, è un libro aperto, Tommaso è un ragazzo molto timido, riservato, ed è molto più a suo agio in un 40x20 con un pallone in mano piuttosto che con un microfono davanti. Questo è, credo che sia la palissiano, no? Assolutamente sì, cambia completamente in effetti. In mezzo al campo è davvero un'altra persona, ma è un talento nato, un talento purissimo davvero. Con il pallone in mano è stato secondo miglior realizzatore ai campionati europei under 18, lui che è un ragazzo del 2005, quindi era anche sotto età ed è stato anche tra le ali migliori agli scorsi campionati europei under 20 e sarà in campo alle prossime qualificazioni ai campionati mondiali under 21. Vediamo nelle immagini per l'appunto proprio una novità che riguarda queste gare di qualificazione, perché si giocheranno in Italia, si giocheranno proprio a Chieti nella casa della pallamano, Italia che sfiderà la Croazia, il Montenegro ed Israele con la possibilità di qualificazione per la sola prima classificata. Ecco Gigi, questo sarebbe un traguardo storico per la nostra nazionale, perché non abbiamo mai partecipato in era moderna, diciamo, ai campionati mondiali under 21. Farlo con una nazionale che per una parte è composta da giocatori che militano in Serie A Gold, penso a Fadanelli su tutti, che è il talento principale, giocatore ragazzo di origini trentine, e in un'altra parte è composta dai talenti principali del Campus Italia, tra cui proprio Tommaso De Angelis. Guarda, è assolutamente è un traguardo meraviglioso, un palcoscenico importantissimo e soprattutto è il coronamento del buon lavoro e del bel lavoro fatto finora. Quindi è una tappa di un percorso di crescita che passa attraverso le esperienze. L'esperienza della Serie A 1, l'esperienza di un Campus Italia, le esperienze che questi ragazzi non possono non fare se vogliono competere e si vogliono trovare pronti anche a livello europeo e mondiale. Gare. Quindi è una strada obbligata. Gare che si giocheranno, dicevo, a gennaio, tra il 6, il 7 e l'8 gennaio, con, come dicevo, la possibilità per l'Italia di qualificarsi ai campionati mondiali Under 21. Prima però ci sarà un altro appuntamento azzurro, sempre in Abruzzo, nella casa della pallamano ancora una volta. Chieti, toccherà alla nazionale femminile scendere in campo, anche in questo caso con l'aiuto della grafica fissiamo un po' le coordinate di questa sfida. Domenica 6 novembre alle 18.30 alla casa della pallamano di Chieti, Italia-Bulgaria, gara di ritorno delle qualificazioni ai campionati mondiali femminili del 2023. Sono le gare di playoff, il primo turno è la gara di ritorno, perché l'andata si giocherà a Varna in Bulgaria precedentemente il 2 novembre, quindi pochi giorni prima. Continuate a seguirci naturalmente, perché nel corso delle prossime puntate vi daremo anche tutte le informazioni, tutte le notizie per acquistare il biglietto, per seguire la gara in televisione, per esserci possibilmente naturalmente da appassionati abruzzesi sugli spalti della casa della pallamano del Centro Tecnico Federale Pala Santa Filomena di Chieti. Adesso andiamo in pausa e poi torniamo per parlare di Campus Italia e di campionati con le squadre abruzzesi chiamate in causa. Andiamo in pausa. Per il Campus Italia trasferta sul campo della Raimon Sassari, con qualche infortunio su tutti, quello di Cristian Manojlovic, il terzino sinistro titolare della squadra federale, che non sarà disponibile ancora per qualche settimana a causa di problemi ad una mano, ma comunque per il Campus Italia il lavoro prosegue duramente all'interno del Centro Tecnico Federale. Ascoltiamo il direttore tecnico Riccardo Trillini. Che cosa ci ha detto la prima parte del campionato fino ad ora disputata dal Campus Italia? Come approccio, come reazione di questi ragazzi alla Serie 1? La prima parte è stata molto positiva, perché ci si aspettava una differenza maggiore nei valori. Nonostante fisicamente sicuramente c'è una grandissima differenza, abbiamo visto che con le loro capacità tecniche e una buona organizzazione di gioco riusciamo a dire la nostra.
Credo che questo abbia dato consapevolezza ai ragazzi della loro forza e appunto se non si esaltano particolarmente potrà essere anche che in un futuro altri risultati come quelli di Cassano potranno venire. Alla luce invece dell'inizio del campionato che hanno messo in evidenza, quali sono gli step di crescita nella tua mente, nella mente dello staff? Ma sicuramente adesso abbiamo conosciuto il nuovo preparatore fisico che appunto sta portando la sua metodologia, io personalmente da direttore tecnico la sto valutando e sto cercando di inserire questo tipo di lavoro nella nostra programmazione settimanale. Gli allenamenti sono prevalentemente individuali per quasi la metà del tempo che passiamo in questo campo o quanto più che individuali sono per ruoli. Ripeto, poi adesso abbiamo alcuni problemi di più che infortunati, abbiamo avuto due ragazzi malati per cui abbiamo un ridotto numero di giocatori che non consentono durante l'allenamento di concludere l'allenamento con delle partitelle, questo è solo questo aspetto negativo. Vediamo la classifica in grafica della Serie A Gold con il Campus Italia che ha un punto, ricordo e lo ricorderò sempre nel corso delle prossime puntate che il Campus Italia come vedete non rientra nella lotta per la retrocessione perché è la squadra federale, gioca fuori classifica nella Serie A Gold che è il massimo campionato italiano e dunque giocherà il prossimo anno la Serie A Silver, di fatto è già retrocessa se vogliamo, ma lo ripetiamo ancora una volta, è una squadra composta dai principali talenti italiani di 16, 17, 18 anni e quindi gioca nel campionato di Serie A Gold, nella massima serie, con l'obiettivo di fare esperienza, di far crescere questi ragazzi che al termine dell'anno poi torneranno ad essere proprietà e patrimonio soprattutto del massimo campionato. Vediamo anche in grafica il prossimo turno completo con il Campus Italia che sfiderà la Raimond Sassari. A questo punto chiedo a Pierluigi Di Marcello un'opinione su queste prime 5 giornate soprattutto del Campus Italia, soprattutto del progetto, perché ci aspettavamo tutti, ne parlavamo nella puntata scorsa con Pasquale Maione, l'allenatore del Campus Italia, un salto troppo grande per questi ragazzi, dalla Serie A2 dell'anno scorso alla Serie A Gold di quest'anno, e invece è arrivato un punto contro il Cassano Magnago e sono arrivate buone prestazioni anche contro super squadre come il Bressanone, una delle candidate per lo scudetto, testimonianza che questi giovani hanno talento da vendere. Sì, il salto è stato di fatto molto grande, ma hanno retto l'urto in modo straordinario, perché sono stati ragazzi che hanno sorpreso tutti, compreso gli addetti ai lavori, perché il timore della vigilia era fondato in realtà, e poi loro sono stati bravi a smentire tutti. Sono dei ragazzi che comunque stanno facendo del gruppo la loro forza, quindi insieme affrontano le partite, il fatto di vivere insieme, di mangiare insieme, di pensare insieme, di giocare insieme, chiaramente questo è una marcia in più e probabilmente con questa, oltre alle indiscusse qualità, abbiamo eccellenze e ottimi giocatori, però abbiamo anche una squadra che comincia a prendere la propria identità, che riesce a resistere al gap fisico con intelligenza, quindi giocando puntando più sulla velocità, limitando gli errori tecnici, sul gioco veloce, insomma cercano di trovare sempre delle chiavi di lettura che poi adattate e messe in campo fanno in modo che questa squadra abbia affrontato, come abbiamo visto tutti, le prime 5 partite in modo assolutamente egregio. Adesso aspettano, anzi sono attesi da un Sassari che è assolutamente con il dente avvelenato, che ha voglia di rifarsi da quell'arachiri che ha subito sul campo di Rubiera, nota a margine, vinceva di 5 gol a 2 minuti e mezzo dalla fine ed è riuscito a prendere un parziale di 5-0 sul fil della sirena di Benedetto, che ha completato la rimonta insperata di un Rubiera, quindi del Secchia Rubiera, quindi sicuramente il Sassari avrà voglia di cancellare quella brutta esperienza. Speriamo solo che non sia la vittima sacrificale il Campus Italia, ma sono certo che questi ragazzi riusciranno a fare l'ennesima ottima prestazione. Bene, Gigi, grazie per essere stato con grazie noi. Grazie a te Matteo, è sempre un piacere, quando chiami rispondo presente. Ti chiamerò di sicuro in corso di stagione, grazie. Ciao, ciao a tutti.
In campo nel prossimo fine settimana anche la Serie A1 femminile e Teramo cerca i primi punti stagionali, lo fa ospitando la Casal Grande Padana. Ascoltiamo Elisabeth Galletti, estremo difensore proprio delle teramane. Che cosa bisogna fare per togliere questo zero dalla casella dei punti conquistati? Che cosa è mancato in questo avvio di campionato a questo Teramo? Sicuramente le giocatrici, perché non siamo ancora al completo, poi ci stanno due o tre giocatrici infortunate al momento che hanno giocato le scorse partite titolari, quindi al momento stiamo aspettando un po' certi rientri delle altre. L'arrivo di Dora Ciandarli, che è giunta a Teramo in settimana, vi darà sicuramente una mano importante. Sì, è arrivata martedì, ha già fatto qualche allenamento con noi e purtroppo questa partita non l'ha potuto giocare con noi, però spero che le prossime partite, anche contro squadre forse un po' meno attrezzate, potremmo dare il nostro contributo tutte assieme. Vediamo la grafica che riguarda il prossimo turno di Serie A1 femminile con Teramo che, come detto, riceve la visita della Casal Grande Padana, che nel frattempo ha già battuto le campionesse d'Italia del Brixen Sioux Tirol e la formazione siciliana dell'Erice è favorita per rientrare nei playoff scudetto. Approfondiremo nel corso delle prossime puntate in misura maggiore naturalmente gli impegni di Teramo in Serie A1 femminile. Torna in campo anche la Serie A2 invece al maschile, anche in questo caso con l'aiuto della grafica vediamo la classifica di partenza dopo le prime 5 giornate con le due formazioni abruzzesi che lottano quest'anno per la salvezza, sia la Lions Teramo che la Prestiter Pescara. 3 punti in questo momento per Teramo, 1 punto per la Prestiter Pescara. Successivamente vediamo anche il prossimo turno con gli impegni in programma nel fine settimana. Sabato Teramo che affronta Monteprandone alle 20:30, questo è un match salvezza in piena regola, mentre per Pescara sono poche le chance di vittoria sul campo di Cingoli alle ore 18 nelle Marche, una delle squadre Cingoli favorita per il salto di categoria, dove milita peraltro l'abruzzese Emanuele D'Agostino. Inizia in questo fine settimana anche il campionato di Serie B, 8 squadre ai nastri di partenza con la promozione in Serie A2 in palio. Questo è il programma della prima giornata. Cusso Ancona, Falconara, Camerano, Città Sant'Angelo sono le sfide che si giocano nella giornata di sabato. Poi domenica Cingoli, Chiaravalle e l'atteso derby tra Handball Club Pescara e Chieti alle 18:30 alla Pala Giovanni Paolo II di Pescara. Questo è il quadro dunque sia per la pallamano internazionale e azzurra naturalmente, sia per il Campus Italia, sia per la pallamano regionale. Noi con la Casa della Pallamano ci ritroviamo prossimamente per approfondire ancora i temi della pallamano e dello sport che tanto ci sta facendo appassionare. Alla prossima!